E voltiamo pagina, sbloccate 30.000 istanze di condono ferme da 2 anni. Una buona notizia per il comune di Napoli, che in questi giorni sta concludendo un accordo con il sovrintendente Gizzi. Nelle casse di Palazzo San Giacomo dovrebbero dunque arrivare circa 30 milioni di euro. Il comune verso un'intesa per sbloccare istanze di condono ferme da 2 anni. Si tratta in particolare di 30.000 pratiche bloccate dalla sovrintendenza perché non garanti della tutela paesaggistica. Ma adesso la situazione sembra giungere a un punto di svolta. Infatti entro fine anno il comune dovrebbe concludere un accordo con il sovrintendente Stefano Gizzi per il via libera alle pratiche. Le istanze sbloccate porteranno a Palazzo San Giacomo circa 30 milioni di euro, più che utili in questo momento. Le aree interessate che soffriranno degli introiti saranno Chiaiano, Camaldoli e Capo di Posillipo. Si è parlato anche di Bagnoli, ma resta ancora un caso difficile da risolvere. Devono qui essere salvaguardate parecchie strade e vanno impedite costruzioni di supermercati o di edifici nel centro storico. Oltre al protocollo d'intesa, si darà il via libera anche alla vendita degli immobili del Comune di Napoli, vincolati per il loro valore storico, paesaggistico e architettonico. Tutto questo è merito anche della precedente giunta Iervolino, che 2 anni fa iniziò la serie di trattative per lo sblocco delle pratiche e che negli ultimi 5 anni ha incassato circa 70 milioni di euro con un condono prorogato 9 volte.